faremo tutti gli sforzi possibili per cercare di contenere al massimo il disagio. Come vi hanno esplicitato i commissari, ci sono delle condizioni di sicurezza da rispettare. Non nascondiamo, anzi lo diciamo da mesi, che abbiamo criticità abbastanza rilevanti per quanto riguarda il personale, che coinvolgono in particolare i reparti di pediatria e neonatologia, ma anche una serie di altri reparti, non ultimo il pronto soccorso, l'ortopedia. Come sapete, qualche settimana fa abbiamo rischiato una situazione di sospensione attività anche per quanto riguarda i servizi ortopedici, che abbiamo scongiurato con l'aiuto di risorse che vengono da altre regioni. Per quanto riguarda pediatri e neonatologi, che considero la maggiore carenza sul livello nazionale possibile, perché pediatri e neonatologi, guardate, vi assicuro, è veramente complicato intercettarli, trovarne. Lì non abbiamo avuto la stessa fortuna. Fermo restando che comunque rimane quella condizione di insicurezza generata dal mancato rispetto degli standard minimi che sono stati sanciti. Oltre che da organismi ministeriali che li hanno recepiti, da soggetti tecnici, perché il comitato per corso nascita ha fatto proprio come vi diceva la dottoressa Grossi, da professionisti, e ostetrici, ginecologi e pediatri, rappresentano le società scientifiche del settore.